Ragazze, finalmente riesco a girare questo video perché il mio computer si è riesumato dall'oltretomba. E nulla, vi volevo fare questo video haul da un sacco di tempo. Sono tutti i prodottini che ho accumulato nell'ultimo periodo che non vi ho potuto recensire tramite video, ma vi ho mostrato con Instagram, cioè vi ho mostrato su Instagram e su Facebook. Come sempre vi lascio giù nell'info box i miei contatti Facebook e Instagram, che lì pubblico davvero a gogo ogni cosa, sia prodotti di make-up, outfit, tante cose, quindi vi consiglio di seguirmi anche lì. E nulla, inizio subito perché questo video l'ho suddiviso in prodotti viso e prodotti labbra. Ci ho inserito anche, raga, abbiate pietà di me, quattro tinte labbra che mi ha spedito il sito Bon Pretty Store e che vi ho mostrato solo su Instagram e su Facebook, ma non ve le ho mostrate in video. Quindi se qualche ragazza non ha Facebook, non ha Instagram, ha la possibilità comunque di vedere queste tinte qua. E niente, inizio subito, non mi voglio perdere in chiacchiere e inizio col parlarvi di un correttore che mi ha stupito. Perché? Allora, premettendo che io da Bottega Verde ho acquistato soltanto prodotti per la cura del corpo, dei capelli, queste robe qua. Il make-up non mi ha mai entusiasmato per quanto riguarda Bottega Verde, non lo so perché. Ho provato, mi pare, qualche correttore, mi sono trovata bene, però non mi attira come brand. Quando sono stata in vacanza, sono andata al centro commerciale in Romagna, che è davvero stupendo per le ragazze della zona o anche, che ne so, di Pesaro, che diciamo è qualche abbastanza, che diciamo più di 10 km, penso così. È da visitare, è davvero bello come centro commerciale, ha un sacco di negozi, cioè, potete stare insomma un'intera giornata perché all'interno dei ristoranti c'è il cinema, davvero bello, un bel posto. E lì c'era sto Bottega Verde e sono entrata principalmente perché volevo vedere queste fantomatiche tinte di Bottega Verde, che tutte le ragazze diciamo ne parlavano bene, volevo vedere insomma i colori dal vivo. Infatti non mi hanno entusiasmato per nulla e poi ho fatto una semplice considerazione, ma penso che la maggior parte di voi mi dà ragione. Le tinte di Bottega Verde hanno un costo di 9,90 euro, diciamo, per i clienti che non hanno la Fidelicard della Bottega Verde. Io, avendo la scheda, mi hanno fatto uno sconto e me le hanno messe a 7,90 euro. Però io ho fatto una considerazione, ovvero ci sono le tinte labbra di Wycon che hanno un prezzo di 6,90 euro e sono bellissime e hanno comunque una vasta gamma di colori. Quelle lì che costano in più avevano sì e no 3-4 colori in croce, ma poi non erano niente di che, e quindi non le ho prese. Poi c'era, diciamo, nei cestini con le offerte, c'era questo correttore qui. Non so se qualcuno di voi lo usa, comunque sono felice di consigliarvelo perché è davvero buono e mi auguro che lo potete trovare a 4 euro. Ed è il correttore viso antietà, antiossidante, illuminante con cellule staminali vegetali da mela, vitamina E e C. Il mio è nella colorazione biscotto ed è 7 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi. Devo dire la verità, mi ci sto trovando benissimo. L'ho utilizzato sia per truccare altre persone, vi parlo anche di signore, e si è comportato davvero molto molto bene. Ha una buona coprenza, ha un effetto lifting sul viso, illumina l'incarnato, veramente è molto molto buono. È anche un correttore idratante per il contorno occhi, quindi è davvero molto molto buono. Il prezzo iniziale di questo non ve lo so dire, però se lo riuscite a reperire in sconto oppure avete anche voi la Fidelicard di Bottega Verde, vi consiglio di acquistarlo perché ne vale la pena. Cioè, da provare almeno una volta perché è davvero buono. C'è sia la tonalità biscotto che un'altra tonalità più chiara che non mi ricordo il nome perché l'ha preso mia cognata. Poi, sempre per quanto riguarda i correttori, e su questi correttori qua io rimango un pochettino basita perché su YouTube ci sono davvero pochissime recensioni al riguardo, e sto parlando dei Pro Concealer della LA Girls, ecco, uno si è suicidato.
Io ne ho presi 4, li ho presi dal sito di Machillalia, che vende questi qui, mi pare a 5 euro l'uno, e devo dire la verità, sono molto 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 buoni, hanno una coprenza assurda, li ho usati per questo trucco, vedete? Ho utilizzato il prima o questo qui, che è il Creamy Beige, che ha anche un leggero sottotono pescato, quindi copre benissimo le occhiaie. Io li tampono o con un pennellino in fibre sintetiche oppure con una spugnetta Simil Beauty Blender. Da sopra ho messo il mio correttore preferito di questa linea, che è questo qui giallo. Si chiama infatti Yellow, se non erro, Yellow Corrector. Ed è davvero fantastico perché vi fa questo effetto luminoso. È veramente una figata assurda. Poi ho preso questo qui verde per i rossori, ma ancora non ho avuto possibilità, insomma, di utilizzarlo. E l'unico che secondo me mi è arrivato fallato è questo qui marrone che io utilizzo per fare il contouring. Perché praticamente che cosa succede? Quando, insomma, vado ad utilizzarlo, mi esce tutta una specie di liquidino trasparente. È come se si fosse staccato il pigmento da questo liquido, perché questi sono correttori cremosi e hanno questo applicatorino qui. Allora, c'è da dire una cosa, l'applicatore e il packaging sono pessimi, perché non vi permettono bene di dosare il prodotto, dovete premere leggermente perché sennò vi esce una quantità infinita di prodotto. Il pennellino è quello che è, sono quelli tipo gloss, vedete? Niente di allucinante. Questo non si vede perché la luce è sparaflesciata. Comunque, sono davvero ottimi, davvero molto 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 buoni. C'è una vasta gamma di colori, quindi trovate sicuramente il correttore adatto al vostro incarnato. L'unico che vi ripeto, mi ha deluso, ma perché secondo me mi è arrivato fallato, è questo marrone. Infatti, vedete, è tutto sporco, perché ieri praticamente per far uscire il prodotto l'ho dovuto premere fortissimo e mi è uscita una quantità immensa di questo correttore marrone che io ho appioppato sul pennellino ed utilizzato anche oggi, perché è peccato comunque sprecare il prodotto, perché vi ripeto, il packaging è fatto una merda, ragazzi, è proprio pessimo. Stiamo sempre parlando di un brand americano da drugstore, cioè non è per dirvi un Anastasia Beverly Hills, sono prodotti da supermercato, cioè, però vi assicuro che sono fantastici. A me mi hanno incuriosito perché li ho visti su Instagram a tante, tante, tante guru americane, ma anche makeup artist che hanno realizzato i contouring con tutti questi correttori qua, ed è davvero bello l'effetto, perché poi si seccano, hanno una consistenza cremosa. Dovete lavorarli subito perché altrimenti vi si seccano sul viso e non avete modo di modellarli, quindi è importante anche questo. Io vi consiglio di utilizzare o una spugnetta Simil Beauty Blender oppure quei pennellini in fibre sintetiche come possono essere quelli di Real Technique. Io infatti utilizzo il Buffing Brush di Real Technique, non mi vorrei sbagliare con il nome. Comunque quello che si può utilizzare anche per fare per il fondotinta, perché mi sfuma molto bene i correttori. Infatti vedete, ho fatto il contouring con questo qui marrone, che vedete com'è scuro, e me l'ha sfumato alla perfezione. Oh, ma l'effetto è bello, ragazzi, cioè, veramente vi fa un effetto contouring americano, cioè sono stupendi. Io in particolare vi consiglio il giallo perché lo potete applicare sopra gli altri correttori che avete e vi fa un effetto stupendo, tipo la Kim Kardashian che utilizza quella la cipria banana di qualcosa che vi fa quell'effetto luminoso, è uguale. Davvero fantastico. Infatti, quando finirò questo qui, penso che ricomprerò semplice solo il giallo, perché questo qua è buono, devo dire la verità, però ci sono correttori che hanno la stessa insomma qualità di questo, quindi prenderò la serie di correttori gialli. Infatti vedete, già l'ho utilizzato tantissimo e ce li ho da poche settimane, ma è il mio correttore preferito del momento, quindi ve li consiglio per 5 euro l'uno. Sono davvero degli ottimi ottimi correttori e vi dico quanto prodotto c'è.
8 grammi di prodotto, quindi anche abbastanza prodotto, veramente molto molto validi. Poi ultimamente ho acquistato due rossettini della Wet n Wild perché sono uscite le nuove colorazioni. Io, dato che sono una fan sfegatata dei rossetti Wet n Wild, ne ho tipo 12. Ho preso il Rosebud e il Mochalicious e vi faccio lo swatch perché meritano. Non mi prolungo più di tanto a parlarvi di questi rossetti perché vi ho fatto già le scatole piene. Vedete, questo è il Mochalicious che mi ricorda Whirl di MAC e questo è il Rosebud, dei colori davvero molto molto belli per quanto mi riguarda. E vi volevo insomma, vi volevo, come te posso dire, dare questa dritta qua perché comunque sono uscite nuove colorazioni e quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata allo stand Wet n Wild, anche se a me purtroppo non trovo mai niente perché è sempre devastato. Poi ho comprato la tinta Wycon che io sto amando alla follia, la metto sempre perché mi dura, raga, mi dura tantissimo, è confortevole sulle labbra, non mi si sgretolano, non mi si seccano, non l'avverto sulle labbra perché vi dico la verità, quelle delle Eli Splash hanno dei colori fantastici, però la sentite sulle labbra. Si sente che ci sono alcune tinte tipo quelle lì con i brillantini delle LA Splash, che non mi ricordo come si chiamano, lip tint, quelle insomma con i glitter, che sembra che avete le labbra di cartapesta, perché ve le secca, che è qualcosa di allucinante. Queste qui della Wycon, no, e l'adoro, 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 sicuramente le andrò a comprare di altre colorazioni perché sono fantastiche. Questa qui che mi vedete su è il color borgogna che mi ha consigliato la mia amica Carmela ed è stupenda per ogni occasione, sia da mattina che da sera, perché è davvero molto molto bella. Sono contentissima di questo acquisto. E poi gli Stigator da MAC ho preso in vacanza perché insomma da quando è uscito nella collezione limitata non mi ricordo quale l'ho bramato come un'ossessa e finalmente che ora che è in permanente non potevo fare a meno di averlo in collezione. Ed è stupendo. E ci ho abbinato la matita di Kiko della linea Smart Lip Pencil, credo, la 710, che è praticamente identica a Estigator. Davvero fantastico. Nulla da dire sui rossetti MAC perché sono paurosi. E poi, per ultimo, ma non per importanza, ci sono le tinte che ho ricevuto dal sito Bon Pretty Store. Questa rossa già me l'hanno spedita tempo fa, ma che infatti mi pare che ve l'ho mostrata. È la numero 28, è un bel rosso. Queste qui, allora, mi hanno sempre un po' impressionato perché non sapendo cosa c'è dentro, sono rimasta un pochettino così. Però una ragazza su Instagram è stata così carina da scrivermi che praticamente queste tinte qui sono state create per la norma europea dei cosmetici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi comunque non c'è niente di nocivo all'interno, anche se sono prodottini cinesi. Comunque sono queste tinte fialetta che potete trovare sul sito Bon Pretty Store per un dollaro e qualcosa. Allora, questa qui rossa che mi vedete, rosso sangue, vedete, bellissima, è la 28. Poi la 22, che è questo malva bellissimo, pure questo colore qui. Sono prodotti che già ho provato e vi posso dire che sono buone. Hanno un'ottima durata per il prezzo che hanno. Questo è il 22. Somiglia quasi alla borgogna di Wycon, leggermente più scura. Poi questa qui, che è la 25 ed è questo fucsia accesissimo. Vi faccio lo swatch che ora per toglierli dovrò buttare il sangue. Vedete? Questa è la 22. No, la 25, scusate. 25 e 22 questa qua malva. Poi ho preso un nude che è la 26.
che è un bellissimo color carne, questa mi piace tanto, infatti l'ho utilizzata tantissimo e la utilizzo anche per fare l'ombre sulle labbra. Infatti io utilizzo o Ghoulish di LA Splash o Nymphadora e poi al centro ci vado a mettere questa, che è stupenda, ed è la numero 26. E poi per ultimo, questa non mi è piaciuta molto perché è perlata. Queste qua perlate fanno un po' fetecchia, nel senso vi si sgretolano sulle labbra. Queste qui matte no, queste perlate sì. Questa ha un colore, raga, molto bello, è il 36, però vi ripeto, avendo queste perlescenze all'interno mi ha fatto un po' fetecchia. Faccio vedere il colore. Eccola qua. È un bellissimo colore, ma ha delle perlescenze all'interno con il blu tipo. E sulle mie labbra, diciamo, rispetto alle matte, ha fatto un po' fetecchia, quindi non so se consigliarvelo o meno. Io vi consiglio sempre queste qui matte, che sono davvero fantastiche. Mi pare che mi hanno dato un codice sconto per voi di queste tinte qua, quindi lo trovate giù nell'info box. Se non trovate scritto nulla è perché io non lo so, mi sono confusa con l'altro sito e vi ho detto una cazzata, scusate. E questo è quanto, ragazze. Fatemi sapere cosa ne pensate degli acquistini che ho fatto nell'ultimo periodo. Se avete qualche domanda, scrivetemelo nei commenti che sarò felice di rispondere a tutto. E niente, io vi bacio tutte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!